Buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 6 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e su FTSE MIB. Contrariamente a un'attesa di discesa, siamo andati a farci un altro massimo, per cui in tempo reale faccio ragionamenti con voi per farvi vedere come ci si muove, ok? Innanzitutto, questo diventa l'ottavo T-3 inverso. Nonostante una bella spinta a ribasso, appunto, che c'era stata, questo viene cancellato, non esiste più. Qui siamo arrivati perlomeno a 42 candele, e se appunto qui non è partito nulla, cosa ben possibile, e 42, 43, 44, da qui può partire qualche cos'altro. Però, come al solito, iniziamo a mettere solo un punto di domanda qua sopra e a chiederci che cosa sta partendo teoricamente dalle 9:30 della mattina. Punto di domanda 9:30. Perché il discorso è semplice, ovvero se vorrà fare un ottavo T-3 inverso, continuerà ad andare sopra questo massimo a 12.842, spazio per ancora salire, teoricamente ne hanno. Mentre invece, se vorrà far partire finalmente un nuovo T più 1 inverso, ovvero un ciclo bisettimanale inverso, dovrà scendere di indice e quindi salire di inverso per un T meno 1, ovvero minimo 3, massimo 5 giorni. Vedendo già una discesa di questo tipo, mi aspettavo una chiusura decente, diciamo, per poi poter continuare appunto a scendere di indice. E invece no. Per cui, per dover immediatamente capire che cosa è successo, mi sono messo a fare il solito controllo che vi ho detto, e però essendo arrivati a 42, questa è la 43esima, vedremo che cosa vuole fare anche con la 44esima, per sicurezza. Indice. Allora, per quanto riguarda l'indice, a che punto siamo arrivati? Siamo partiti da qui, siamo arrivati a qui, 51 mi sembrano un pochino troppe, qui c'è un bel raccordo di nuovo ed è possibile che dalle 16:45 sia partito un. Questo, dato che lo faccio in tempo reale, ricontrollo per sicurezza che sia tutto corretto. Ovvero, qui siamo arrivati a 30, ma si poteva tranquillamente essere arrivati qua? No, ok. 38, 30, 30 è corretto. E poi da qui a qui ne abbiamo 34, eventualmente può essere arrivato qui a 40, e bello scherzo, raccordo che vincolava a ribasso il settimo T-3 e aggiungendo questo bel raccordo ci hanno tratto in inganno e quindi grazie tante davvero. E invece che continuare a scendere appunto per la partenza di un secondo T inverso, di un T-3 inverso e per un settimo T-3 vincolato a ribasso, con questo fantastico raccordo siamo stati buggerati e ci siamo ritrovati qua sopra. Per quanto riguarda invece il nostro FTSE MIB, stessa identica cosa, vedete? Violazione a ribasso qua, quindi finta in realtà, bellissima finta, grazie mille. Partenza qui del settimo T-3 con alle 16:45. Ecco perché l'unica cosa che posso temere sono le lingue e i raccordi, perché provocano queste robe che vanno oltre le mie possibilità di analisi, anche perché se no farei ancora molto meglio rispetto a quello che potrei fare. E qui verifichiamo che ci siano anche in questo caso le candele corrette. Anche in questo caso siamo arrivati a
un po' meno penso, sì, 36 barre su un massimo 44 d'inverso. Quindi qui non c'è nessun T-2 inverso, ma c'è un ottavo T-3 inverso già ribassista. E che peraltro è iniziato alle 9.01, sì, esatto. Quindi anche qui abbiamo dovuto rifare la nostra centratura per capire che cosa poteva essere partito. La cosa che noto è che il sesto T-3 è quasi stato ribassista, ok? Però non lo è stato per il fatto che abbiamo dovuto aggiungere un raccordo. E quindi una finta che ci ha tratto in inganno per andare oltre le 40 barre. Se no, il minimo che è stato raggiunto qui è stato a 19.661, quello di partenza 19.643, quindi comunque è stato laterale, non è stato ribassista, non ha chiuso qua il settimanale. Vediamole su candele giornaliere, ok, qui continuiamo ad alzare questo. Questo rimane sempre nella stessa posizione di ieri. A questo punto ci ritroviamo a un 9 su 11 massimo. Ed ecco qui la situazione attuale. Per cui vediamo come si comporterà l'eventuale partenza di un T-3 inverso, quanta spinta avrà, e in base a quello capiremo se appunto ha voglia iniziare a scendere per far partire il T più 1 inverso, oppure se deve ancora andare a chiudere il secondo T inverso e persino appunto il T più 1 inverso stesso. Successivamente comunque si dovrà andare in chiusura il T settimanale entro l'undicesima candela. Questo è quanto, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.